Siamo ormai nell'imminenza della Settimana Santa e della Pasqua e la liturgia offre alla nostra preghiera in questa domenica il Miserere, il Salmo 50, il più celebre dei salmi penitenziali. È perfino commovente pensare che fin dai tempi del re Davide, quindi più di 3.000 anni fa, il popolo dei credenti, da Israele alla Chiesa, abbia trovato in questo salmo la preghiera più intensa, più profonda per chiedere perdono a Dio per i propri peccati. Il salmo, come dicevo appunto, è attribuito al re Davide che si macchiò di un grave peccato commettendo adulterio con Bezzabea, della quale fece poi anche uccidere il marito Uria, che era un suo fedele soldato. Invece di proporvelo in forma responsoriale, come facciamo di solito, questa volta mi permettete di farvi ascoltare una delle più alte pagine di musica sacra. È la versione del Salmo 50 composta attorno al 1630 da Don Gregorio Allegri per la Cappella Sistina. Pensate che questo Miserere fu eseguito esclusivamente nelle liturgie pontificie della Settimana Santa all'interno della Cappella Sistina perché si dice che i papi avessero addirittura minacciato la scomunica a chi ne avesse trafugato una copia dello spartito. Dopo i fatti del Risorgimento, l'esecuzione venne sospesa e sarà Benedetto XVI a ripristinare il Miserere di Allegri nelle liturgie papali a partire dal 2011, in occasione del Mercoledì delle Ceneri. Ecco dunque alcuni passaggi in cui due cori di quattro e di cinque voci si alternano con i versetti in gregoriano. Miserere, 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 mi
È quasi un peccato avere interrotto questa esecuzione, il Clare College di Cambridge, il Miserere di Allegri, il più intenso e ripetuto salmo penitenziale, il canto del peccato e del perdono, la più profonda meditazione sulla colpa e sulla grazia, è presente nella liturgia ogni venerdì alle lodi mattutine. Il salmo ci fa fare un percorso nella regione tenebrosa del peccato in cui è situato l'uomo fin dall'inizio della sua esistenza. Nella colpa sono stato generato. La coscienza del peccatore si apre a percepire chiaramente il suo male. Il mio peccato io lo riconosco. Riconoscere è un verbo che non indica solamente una constatazione intellettuale, ma è un vero progetto di vita, è una scelta di campo per la vita. Il peccato non è colto solo come una dimensione personale, psicologica, oggi diremmo un disagio, ma è delineato soprattutto nella sua consistenza teologica. Contro te, contro di te ho peccato. Il peccato non è quindi, lo ripetiamo, una mera questione psicologica o sociale. Prima che un'eventuale ingiuria contro l'uomo, contro se stessi, il peccato è innanzitutto tradimento di Dio. Per tre volte il salmista invoca lo Spirito di Dio. Rinnova in me uno spirito saldo. Non privarmi del tuo Santo Spirito. Sostieni in me uno spirito generoso. Questa triplice invocazione dello Spirito, quasi una epiclesi, diremmo. Il Salmo 50, dopo aver descritto nei versetti precedenti la prigione oscura della colpa, si apre adesso alla regione luminosa della grazia, una grande svolta paragonabile a una nuova creazione, come il primo soffio vitale nella Genesi aveva appunto animato il corpo di Adamo, gli aveva dato la vita di questo mondo. Ora lo Spirito Santo, lo Spirito divino, ricrea, rinnova e trasforma il peccatore pentito, lo riabbraccia e lo rende partecipe della gioia della salvezza, fino a renderlo testimone. Insegnerò agli erranti le tue vie. Chi ha sperimentato l'amore misericordioso di Dio ne diviene un testimone ardente, soprattutto nei confronti di quanti sono ancora impigliati nelle reti del peccato. I peccatori non sono in grado di giustificarsi, di perdonarsi, purificarsi da soli. Non bastano i buoni sentimenti. Ci vuole una mediazione efficace. Per questo noi cristiani riconosciamo nel sacrificio di Cristo, nella sua passione, quel sacrificio che finalmente Dio mostra di gradire. La passione e la croce di Cristo ci apre i tesori della misericordia del Padre.